presidente Casagrande, la cultura può essere una risorsa per un territorio con la provincia di Roma? Ma intanto può essere e deve essere una risorsa, perché vorrebbe dire che stiamo mettendo in campo tutte le azioni per dare valore alle nostre bellezze, ai nostri monumenti e alle nostre coste, che sono ricche non solo di spiaggia, di mare per i turisti, ma sono ricche anche di centri, centri storici, borghi e bellezze non ripetibili. Noi abbiamo di fronte a noi una grande opportunità, quella di coniugare insieme al turismo questo secondo motore di sviluppo economico, che è appunto la cultura. Lo possiamo fare, lo dobbiamo fare rendendola fruibile e quindi conosciuta. Noi abbiamo proposto recentemente a dei tour operator un percorso religioso che va da Loreto a Corinaldo e che coinvolge le nostre abbazie e le nostre chiese, un segmento piccolissimo della nostra proposta culturale e turistica, ma che è stato molto apprezzato e, benché parzialmente conosciuto, ha trovato nuova vitalità. Quindi questo può essere anche per i nostri dipinti, può essere per i nostri musei, può essere per la grande fotografia di Mario Giacomelli, così come può essere per le grotte di Frassassi. È l'aspetto culturale che forse può davvero incidere di più su un sistema che è quello del turismo e quindi dell'economia.